Nella nuova puntata di Volley Zap continuiamo a portarvi direttamente a casa di alcuni dei protagonisti della Superlega italiana. Oggi infatti siamo a Trento per sapere come sta vivendo questo periodo in quarantena il secondo palleggiatore Nicola Daldello. Ciao amici di Volley Zap, ciao Brogio. Cosa faccio in quarantena? Cerco di passare il tempo o al computer guardando qualche partita di tennis o di beach volley, grandi Nicola e Lupo. Guardo qualche serie TV anche se non sono un grande appassionato. Cucino, ma giusto il tempo necessario per sopravvivere. Poi non ci dimentichiamo, faccio un sacco di esercizi. Ci ha dato Guazza, il nostro preparatore, che saluto. Sento di consigliarvi due libri. Il primo è quello di Matteo Piano, che a me è piaciuto molto. Il secondo è il libro che leggerò prossimamente, è quello scritto sugli All Blacks, Niente teste di cazzo. Il rapporto con Simone è davvero ottimo. Lui è una bella persona e un grande capitano. Fargli da secondo per me è molto stimolante e gratificante. È vero, si gioca poco, però al di là delle doti tecniche che non sono in discussione, il carisma e la leadership che mette in campo sono fondamentali per la nostra squadra. Un difetto, se proprio devo trovargli un difetto, devo dire che c'ha un naso veramente grande. Però dai, tra nasoni ci intendiamo bene. Da bimbo il mio sogno era arrivare a giocare in Serie A. Riuscirci è stata una grande soddisfazione. Per i prossimi sogni non dico niente per scaramanzia, ma ci stiamo lavorando. Non ho un film preferito, amo guardare film leggeri, commedie, cose che mi facciano rilassare e divertire. Me la cavavo in matematica e geografia, mentre mi annoiava da morire storia e italiano. La mia vacanza preferita è sicuramente spiaggia, lettino, sole, rilassato e nient'altro per 10 giorni.